Salerno avrà una struttura interamente dedicata alle donne maltrattate. Oltretutto, diciamo, bella notizia in una buona notizia, è che è un bene confiscato. Come le diceva, l'assessorato delle politiche sociali e per esso l'assessore Savastano ha curato questa iniziativa. Un bene confiscato alla mafia che torna nel pieno rispetto della legalità, anzi si offre come un importante servizio sociale, quindi credo che sia un valore simbolico aggiunto che rende l'operazione ancora più interessante e nobile. Questo bene sottratto alla camorra verrà ristrutturato con un intervento da parte del Ministero degli Interni di 350.000 euro già erogato, quindi i lavori partiranno, compiuti gli adempimenti di rito, e inizieranno il più presto possibile. A questo si aggiunge un finanziamento di ulteriori 190.000 euro per curarne poi la gestione. E quindi si partirà successivamente con un'evidenza pubblica per capire quali possono essere i soggetti che cureranno questo aspetto. Grande trasparenza, grande impegno e soprattutto grande attenzione alle problematiche sociali come da sempre il Comune di Salerno fa. Noi abbiamo particolarmente a cuore tutta la sfera delle politiche sociali, dell'assistenza alla persona, dell'assistenza agli ultimi, dell'assistenza alle persone in difficoltà. E questo è un altro piccolo mattone, che si pone in questa bella costruzione che le politiche sociali portano avanti, il Presidente De Luca dal canto suo, dalla Regione Campania, aiuta e il Comune di Salerno ne vuole.